Capitolo 34. Papà Barbot capì che la piccola Fadette era molto prudente e molto sveglia e non si affrettò ad accettare il deposito e a investire il denaro, quanto piuttosto a informarsi sulla reputazione che si era fatta a Châteaumeillan, dove aveva trascorso l'ultimo anno. Perché se quella bella dote lo tentava e lo induceva a chiudere un occhio sui parenti della ragazza, la cosa era ben diversa quando si trattava dell'onore della donna che desiderava come nuora. Quindi andò di persona a Châteaumeillan e prese scrupolosamente tutte le informazioni. Gli fu riferito che la piccola Fadette non solo non era arrivata incinta e non aveva avuto nessun figlio, ma che anzi si era comportata tanto bene che non si poteva muoverle alcun rimprovero. Era stata a servizio di una vecchia religiosa di nobile famiglia, che aveva preferito tenerla più come dama di compagnia che come domestica, tanto ne aveva apprezzato i modi, la serietà e il buon senso. La rimpiangeva molto e diceva che era un'ottima cristiana, coraggiosa, economa, pulita, ordinata e dotata di un così buon carattere che non ne avrebbe mai trovata un'altra. E siccome la vecchia signora era piuttosto ricca, faceva opere di carità e Fadette l'aiutava meravigliosamente nella cura dei malati e nella preparazione dei medicamenti, imparando così molti segreti preziosi che la padrona aveva appreso in convento prima della rivoluzione. Papà Barbone fu lietissimo e tornò alla Cosse, deciso a chiarire la cosa fino in fondo. Riunì la famiglia e dette incarico ai figli maggiori, ai fratelli e a tutti i parenti di informarsi con discrezione sulla condotta di Fadette, da che aveva avuto l'età della ragione. Se tutto il male che era stato detto di lei non aveva altra causa che qualche ragazzata, ci si sarebbe potuto ridere sopra. Se invece ci fosse stato qualcuno che poteva affermare di averla vista commettere cattive azioni o comportarsi in modo indecente, avrebbe continuato a proibire a Landry di frequentarla. L'indagine fu condotta con tutta la prudenza che lui si era augurato e senza che trapelasse la questione della dote, di cui papà Barbon non aveva parlato nemmeno con la moglie. Nel frattempo, Fadette viveva ritirata nella sua casetta, dove non aveva voluto apportare alcun cambiamento se non tenerla tanto pulita che nei suoi poveri mobili ci si poteva specchiare. Vestì il saltamartino con abiti sempre in ordine e senza farlo apparire nutrì il bambino e se stessa e la madrina con un'alimentazione sana che dette ottimi frutti con Ginette. Il bambino mise su carne e non passò molto che la sua salute fu tanto buona che meglio non si sarebbe potuto desiderare. In breve, il benessere influì positivamente anche sul suo carattere, non essendo più minacciato e maltrattato dalla nonna e non ricevendo che carezze e parole dolci, divenne un ragazzino grazioso, pieno di pensierini bizzarri e gentili, che non poteva più dispiacere a nessuno, nonostante fosse zoppo e col nasino camuso. D'altro canto, nella persona e nelle abitudini di Fanchon Fadet era avvenuto un cambiamento così radicale che i pettegolezzi furono dimenticati e vari ragazzi, nel vederla passare, camminando, con tanta grazia e leggiadria, aspettavano con ansia che il suo lutto finisse per poterla corteggiare e portare a ballare. Non era rimasto che Sylvine Barbot a non volersi ricredere sul suo conto. Si accorgeva che in famiglia si tramava qualcosa che la riguardava, perché il padre non poteva evitare di parlarne spesso, e quando riceveva una smentita su qualche vecchia bugia, raccontata su Fanchon, ne era entusiasta per amore di Landry, e diceva che non poteva tollerare che suo figlio fosse stato accusato di aver messo nei guai una ragazza innocente. Si parlava anche del prossimo ritorno di Landry e papà Barbot sembrava auspicare che la cosa fosse ben accetta a papà Caillot. Insomma, Sylvine capì che non c'era più tanta ostilità verso la scelta operata dal gemello e ricominciò a soffrire. L'opinione pubblica, che gira come una banderuola al vento, da un po' volgeva in favore di Fadette. Non si pensava che fosse ricca, ma piaceva, e per questo era sempre più antipatica a Sylvine, che vedeva in lei una rivale nel suo affetto per Landry. Di tanto in tanto, papà Barbot si lasciava scappare davanti a lui la parola matrimonio e diceva che i suoi gemelli erano già quasi in età di pensarci. L'idea che Landry si potesse sposare aveva sempre gettato Sylvine nell'angoscia, come l'ultimo atto della loro separazione. Gli rivenne la febbre e la madre tornò a consultare i medici. Un giorno, mamma Barbot incontrò la madrina Fanchette, che sentendola lamentarsi per i suoi dispiaceri le chiese perché andasse a cercare consiglio tanto lontano e spendendo tanti soldi, quando aveva portata di mano la guaritrice più brava del paese e che non esercitava per denaro come la nonna,
ma solo per amore di Dio e del prossimo, e fece il nome di Fadette. Mamma Barbone parlò al marito, che non si mostrò affatto contrario. Disse anzi che a Chateaumeillan Fadette si era fatta la fama di grande sapiente e che andavano a consultarla anche da molto lontano, proprio come la sua padrona. Allora Mamma Barbeau pregò Fadette di andare a visitare Sylvinet, che si era messo a letto, e di prestargli le sue cure. Fanchon aveva cercato più di una volta il modo di parlare con Sylvinet, come aveva promesso a Landry, ma lui non le aveva mai offerto l'occasione. Perciò non si fece pregare e corse dal povero gemello. Lo trovò addormentato e febbricitante e pregò la famiglia di lasciarla sola con lui. E siccome le guaritrici hanno l'abitudine di agire in segreto, nessuno la contrariò e tutti uscirono dalla stanza. Come prima cosa, Fadette posò una mano su quella del gemello che pendeva fuori dal letto, ma lo fece con una tale delicatezza che lui non se ne accorse, benché avesse il sonno così leggero che si svegliava sentendo volare una mosca. La mano di Sylvinet scottava come il fuoco e in quella della piccola Fadette diventò ancora più calda. Il ragazzo si agitò, ma non cercò di ritirarla. Allora Fadette gli appoggiò l'altra sulla fronte con la stessa delicatezza di prima e lui si agitò ancora di più, ma poi, a poco si calmò e Fadette sentì che la fronte e la mano del malato si facevano più fresche di minuto in minuto e che il suo sonno diventava tranquillo come quello di un bambino. Rimase così, accanto a lui, finché si accorse che stava per svegliarsi. Allora si ritirò dietro le cortine e uscì dalla camera e dalla casa dicendo a Mamma Barbeau: «Andate da vostro figlio, dategli qualcosa da mangiare perché non ha più la febbre, ma soprattutto non ditegli nulla di me se volete che guarisca. Tornerò stasera, all'ora in cui avete detto che peggiore, cercherò di fargli andare via di nuovo quella febbre maligna». Mamma Barbeau fu stupitissima di trovare Sylvine sfebbrato. Si affrettò a dargli da mangiare e lui si servì con abbastanza appetito. E siccome erano 6 giorni che la febbre non lo abbandonava e non aveva più voluto mangiare niente, tutti lodarono la bravura della piccola Fadette che, senza svegliarlo, senza fargli bere nulla, e solo in virtù dei suoi scongiuri, almeno questo credevano, l'aveva già messo sulla buona strada. Verso sera la febbre risalì e anche molto alta. Sylvine si assopiva, delirava e al risveglio aveva paura delle persone che si trovava attorno. Fadette ritornò. E come al mattino rimase sola con lui per un'oretta, non facendo nessun'altra magia se non toccargli con dolcezza le mani e la testa e alitandogli sul viso il suo fiato fresco. E come al mattino lo liberò del delirio e della febbre. Quando andò via, raccomandando di nuovo che non dicessero a Sylvinet che lo aveva assistito, lo trovarono che dormiva tranquillo, con il viso disteso e l'aria di non essere più malato. Non so dove Fadetta avesse preso l'idea. Vi era giunta per caso, guidata dall'esperienza, stando accanto al fratellino Ginè, che aveva più riprese strappato alla morte, semplicemente rinfrescandolo con le proprie mani e con il proprio alito, o scaldandolo con gli stessi mezzi, quando la febbre altissima lo faceva tremare di freddo. Fadette pensava che l'affetto e la buona volontà di una persona sana e il contatto con una mano pura e viva potessero allontanare il male, quando quella stessa persona è dotata di una certa forza d'animo e di una grande fiducia. Perciò, mentre imponeva le mani, pregava in cuor suo con fervore il buon Dio. E ciò che aveva operato per il fratellino e che ora faceva per il fratello di Landry, non avrebbe voluto farlo per nessuno che non le fosse altrettanto caro e per il quale non provasse lo stesso interessamento, perché era convinta che la prima virtù di quel genere di cura è l'affetto che si offre al malato, senza il quale non viene concesso alcun potere sulla sua malattia. Che in se stesso il rimedio fosse stato inutile o sovrano, quel che è certo è che Fadette riuscì a far passare la febbre a Sylvinet in soli 3 giorni. E il ragazzo non avrebbe mai saputo come, se l'ultima volta che lei era andata a trovarlo non si fosse svegliato d'improvviso e non l'avesse vista mentre china su di lui ritirava piano piano le mani. Dapprima la credette un'apparizione, richiuse gli occhi per non vederla. Ma avendo poi chiesto alla madre se Fadette gli aveva davvero tastato la testa e i polsi o se l'avesse sognata, Mamma Barbeau, cui alla fine il marito aveva accennato qualcosa dei propri progetti e che sperava che Sylvinet ritornasse sulla sua avversione verso la ragazza,
Gli rispose che in realtà era venuta per 3 giorni mattina e sera e gli aveva fatto miracolosamente passare la febbre curandolo di nascosto. Silvine non volle crederci. Disse che la febbre se n'era andata da sola e che le parole e i segreti di Fadette erano solo vanità e sciocchezze. Stette tranquillo e in buona salute per qualche giorno e papà Barbò pensò di poterne approfittare per cominciare a parlargli del possibile matrimonio del fratello, senza però nominare la persona prescelta. «Non c'è bisogno che mi nascondi il nome della sposa che gli hai destinato», replicò Sylvinet. «So già che si tratta di quella Fadette che vi ha incantato tutti». Infatti l'indagine segreta di papà Barbò era stata talmente favorevole alla piccola Fadette che lui non aveva più alcun dubbio e non desiderava altro che richiamare Landry. Ora aveva paura solo della gelosia del gemello e cercava in tutti i modi di guarirlo dalla sua fissazione, dicendogli che il fratello non sarebbe mai stato felice senza Fadette. Al che Silvine rispondeva: «Fa pure allora, visto che mio fratello deve essere felice». Ma papà Barbò non osava ancora, perché appena Silvina sembrava aver accettato la cosa, gli tornava la febbre. Capitolo 36. Tuttavia, papà Barbò temeva che Fadette gli serbasse rancore perché era stato ingiusto con lei e che si potesse consolare dell'assenza di Landry pensando a qualcun altro. Quando la ragazza era andata alla gemellara per curare Silvinet, aveva tentato di parlarle di Landry, ma Fadette aveva finto di non capire e il brav'uomo era in grande imbarazzo. Finalmente una mattina si decise e andò a trovarla. «Fanchon Fadet», le disse, «sono venuto per porti una domanda a cui ti prego di rispondere sinceramente. Prima della morte della nonna, avevi un'idea della ricchezza che ti avrebbe lasciato?» «Sì, papà Barbò», rispose la piccola Fadette, «perché era capitato più volte che la cogliessi mentre contava delle monete d'oro e d'argento. Gli avevo visto uscire di casa solo degli spiccioli, e anche perché lei stessa, quando le altre ragazze mi prendevano in giro per i miei stracci, mi aveva detto spesso: "Non te la prendere, piccina, sarai la più ricca di tutte un giorno, e se vorrai ti potrai vestire di seta dalla testa ai piedi". "Allora ne hai parlato con Landry?" continuò papà Barbò. "Non sarà perciò che, per i tuoi soldi, che mio figlio fingeva di essersi innamorato di te?" "Oh no, papà Barbò", replicò Fadette. "Volevo essere amata per i miei begli occhi, che sono solo pregio che mi sia stato sempre riconosciuto. Quindi non sono stata tanto sciocca da andare a dire a Landry che i miei occhi stavano nelle borse di pelle d'anguilla. Comunque avrei potuto parlargliene senza correre alcun rischio, perché Landry mi ama così sinceramente e con un tale trasporto che non si è mai preoccupato di sapere se ero ricca o povera. E dopo che tua nonna è morta, mia cara Fanchon", riprese papà Barbò, "puoi darmi la tua parola d'onore che Landry non è stato informato né da te né da nessun altro di come stavano le cose?" "Certo che ve la posso dare", disse Fadette. "Voi siete l'unico al mondo, oltre a me, che ne sia al corrente." "E per quel che riguarda Landry, Fanchon, pensi che ti ami ancora? Da che è morta tua nonna hai avuto qualche prova che non ti sia stato infedele?" "La migliore, quanto a questo", fu la risposta della ragazza. "Vi confesso che è venuto da me 3 giorni dopo la morte della nonna e mi ha giurato che se non avesse potuto sposarmi sarebbe morto di dolore." "E tu cosa gli hai risposto?" "Papà Barbò, questo potrei anche non dirlo, ma lo farò per accontentarvi. Gli ho risposto che c'era ancora tempo per pensare al matrimonio e che non ero molto incline a sposare un ragazzo che mi faceva la corte contro la volontà dei suoi genitori." E poiché Fadette parlava con un tono piuttosto risoluto e distaccato, papà Barbò se ne preoccupò. "Non ho il diritto di farti tante domande, Fanchon Fadet", disse, "e non so se hai intenzione di rendere felice o infelice mio figlio per tutta la vita, ma so che ti ama moltissimo e se fossi al tuo posto, con il tuo desiderio di essere amata per te stessa, mi direi: Landry Barbò si è innamorato di me quando ero vestita di stracci, quando tutti mi respingevano e quando perfino i suoi genitori avevano il torto di fargliene una colpa. Mi trovava bella quando tutti mi negavano ogni speranza nell'avvenire. Mi ha amato nonostante le sofferenze che il suo amore gli causava. Mi ha amata quando ero lontana, come quando ero con lui. Insomma, mi ha amata così sinceramente che non ho motivo per dubitare di lui e non vorrò mai sposare nessun altro." "Me lo sono già detto da tempo, papà Barbò", rispose Fadette.
ma vi ripeto che mi ripugnerebbe terribilmente entrare in una famiglia che si vergognasse di me e cedesse solo per debolezza e per pietà. Ah, se questa è l'unica cosa che ti trattiene, deciditi, Fanchon, riprese papà Barbò. La famiglia di Landry ti stima e ti desidera. Non credere che abbiamo cambiato parere perché sei ricca. Non era la povertà che rifiutavamo in te, ma i pettegolezzi che giravano sul tuo conto. Se fossero stati fondati, non avrei mai acconsentito a chiamarti con il nome di nuora, anche se Landry avesse dovuto morirne. Ma ho voluto vedere con chiarezza in tutte quelle chiacchiere. Sono andato apposta a Châteaumeillan e mi sono informato minuziosamente sia là sia qui in paese. Ora riconosco che mi avevano mentito e che tu sei una ragazza giudiziosa e onesta. Proprio come sosteneva Landry con tanta irruenza. Stando così le cose, Fanchon Fadet, sono venuto a chiederti di sposare mio figlio e se dirai di sì, tra 8 giorni lui sarà di ritorno. Fadet si era aspettata la proposta, tuttavia non ne fu meno felice. Ma non volendo lasciarlo vedere, perché intendeva essere proprio sicura di aver conquistato per sempre il rispetto della sua futura famiglia, rispose con molta prudenza. Allora papà Barbò le disse: Vedo, figlia mia, che c'è ancora qualche cosa che ti pesa sul cuore contro di me e i miei. Non pretendere che un uomo della mia età ti faccia delle scuse. Contentati di una buona parola, e se ti dico che ti vorremmo bene e avremo considerazione per te, fidati di papà Barbò, che non ha mai ingannato nessuno. Andiamo, vuoi dare il bacio della pace al tutore che hai scelto o al padre che è venuto ad adottarti? Fadette non poté schermirsi oltre, gettò le braccia al collo di papà Barbò e il vecchio cuore del brav'uomo ne fu tutto intenerito. Capitolo 37. Gli accordi furono presi in fretta. Il matrimonio avrebbe avuto luogo subito dopo la fine del lutto di Fanchon. Ora non si trattava che di fare tornare Landry. Ma quando mamma Barbeau andò la sera stessa a trovare Fanchon per abbracciarla e darle la sua benedizione, dovette dirle che alla notizia del matrimonio del fratello, Sylvine si era ammalato di nuovo. Mamma Barbeau chiese perciò che si aspettasse ancora qualche giorno per avere il tempo di guarirlo o di consolarlo. Avete sbagliato, mamma Barbeau, disse Fadette, dicendo a Sylvine che non aveva sognato quando la febbre calò e mi vide accanto a lui. Adesso il suo spirito si metterà contro il mio e non potrò più curarlo nel sonno. Può anche darsi che mi respinga e che la mia presenza lo faccia peggiorare. Non credo, replicò mamma Barbò. Poco fa, sentendosi male, si è messo a letto dicendo: Allora, dov'è questa Fadette? Mi sembra che mi abbia fatto star meglio. Pensi che non tornerà più? Gli ho risposto che sarei venuta da te e lui mi è parso contento e perfino impaziente. Vado, disse Fadette. Solo che questa volta dovrò comportarmi in un altro modo, perché, come vi ho detto, quel che riuscivo a fare quando non sapeva che ero con lui adesso non funzionerà più. Non ti porti delle pozioni o dei rimedi? Chiese mamma Barbò. No, rispose Fadette. Il suo corpo non è malato. È sul suo spirito che devo operare. Cercherò di fare entrare il mio nel suo, ma non vi prometto che ci riuscirò. Posso garantirvi solo che aspetterò pazientemente il ritorno di Landry e non vi chiederò di avvertirlo prima che si sia fatto ogni tentativo per guarire il fratello. Landry me l'ha raccomandato con una tale insistenza che so che sarà d'accordo se rimanderò il suo ritorno e la sua felicità. Quando Sylvine vide Fadette vicino al letto, sembrò irritato e non volle dirle come si sentiva. La ragazza cercò di tastargli il polso, ma lui ritirò la mano e si voltò verso il muro. Allora Fadette fece segno che la lasciassero sola con lui e quando tutti furono usciti spense la lampada e lasciò entrare nella camera solo il chiaro di luna, che quella sera era piena. Poi tornò accanto a Sylvine e gli disse con un tono imperioso al quale gli ubbidì come un bambino: Sylvine, dammi le mani e rispondi sinceramente perché non mi sono scomodata per denaro e se mi sono data la pena di venire a curarti. Non è certo per essere accolta male e senza riconoscenza. Perciò fai molta attenzione a quello che sto per chiederti e al modo in cui mi rispondi, perché non riuscirai a raccontarmi bugie. Domandami pure quello che vuoi, Fadette, rispose il gemello intimidito nel sentirsi apostrofare con tanta severità da quella pazzerella della piccola Fadette alla quale un tempo rispondeva così spesso a sassate. Sylvain Barbeau, riprese la ragazza, sembra quasi che ti auguri di morire. Sylvine esitò prima di rispondere,
ma siccome Fadette gli strinse la mano un po' più forte per fargli sentire la sua autorità, disse tutto confuso: «Non sarebbe forse la cosa più felice che potrebbe accadermi, visto che do tanto dolore e tanti problemi a tutti, i miei, con la mia salute, con...» «Dimmi tutto, Sylvain, non mi devi nascondere nulla. E con il mio carattere ansioso che non riesco a cambiare», continuò il gemello prostrato. «E anche con la tua cattiveria», aggiunse Fadette con un tono talmente duro che lo fece arrabbiare, ma più che altro lo spaventò. «Perché mi accusi di essere cattivo?» disse Sylvinet. «Mi insulti quando sai benissimo che non ho la forza di difendermi». «Dico solo quello che ti meriti, Sylvain», rispose Fadette, «e ti dirò anche il resto. La tua malattia non mi fa nessuna pena, ne so abbastanza per capire che non è grave e che se corri un pericolo è di diventare pazzo, e fai di tutto per riuscirci senza sapere dove ti porteranno la tua malizia e la tua debolezza». «Puoi anche biasimarmi per la debolezza», replicò Sylvinet, «ma la cattiveria no, è un rimprovero che non credo di meritare». «Non cercare di difenderti», disse Fadette. «Ti conosco meglio di come ti conosci tu adesso, Sylvain, e ti dico che la debolezza porta alla falsità. Ed è perciò che sei un egoista e un ingrato. Se questa è l'idea che ti sei fatta, Fanchon Fadet, deve essere perché mio fratello Landry ti ha parlato molto male di me e ti ha mostrato quanto poco mi vuole bene, perché se mi conosci o credi di conoscermi, non può essere che attraverso di lui. Era qui che ti aspettavo, Sylvain. Ero sicura che non avresti detto due parole senza lamentarti del tuo gemello e senza accusarlo, perché l'affetto folle e distorto che hai per lui tende a trasformarsi in dispetto e rancore. È questo che mi ha convinto che sei un po' matto e anche cattivo. Allora ti dirò che Landry ti vuole mille volte più bene di quanto tu non ne voglia a lui, e la prova è che non ti rimproverà mai nulla, qualunque cosa tu gli faccia sopportare, mentre tu gli rimproveri tutto quando lui non fa che accontentarti e servirti. Come pretendi che non veda la differenza che c'è fra voi due? Così... Più Landry mi ha parlato bene di te, più io ne ho pensato male, perché secondo me solo un animo profondamente ingiusto può misconoscere la bontà di un fratello come quello. Perciò mi odi, Fadette? Allora non mi ero sbagliato, e sapevo benissimo che mi toglievi l'amore di mio fratello parlandogli male di me. E io ti aspettavo anche qui, Sylvain. Sono contenta che finalmente te la prenda con me. Così potrò risponderti che sei cattivo e bugiardo, perché umili e offendi una persona che ha sempre preso le tue parti e ti ha difeso in cuor suo, pur sapendo che l'eri ostile. Una persona che si è privata 100 volte del più grande e unico piacere che avesse al mondo, cioè quello di vedere Landry e di stare con lui, per mandarlo da te e dare a te la gioia di cui si costringeva a fare a meno. Eppure non ti dovevo nulla, mi sei sempre stato nemico. E per quanto mi ricordo, non ho mai incontrato un ragazzo più duro e più altezzoso di come eri tu con me. Avrei potuto cercare di vendicarmi e le occasioni non mi sono mancate. Se non l'ho fatto, e a tua insaputa ti ho reso bene per male, è perché ho un'alta considerazione di quello che un cristiano deve perdonare al prossimo. Ma sono sicura che non mi capisci quando parlo di Dio, perché sei nemico suo e della tua stessa salvezza. Puoi dirmi quello che vuoi, Fadette, ma questo è troppo, mi accusi di essere eretico. E tu non hai detto poco fa che ti auguri di morire? Credi che sia un pensiero cristiano? Non ho detto questo, Fadette. Ho detto che... Sylvinet si interruppe, sbigottito, al pensiero delle parole che aveva pronunziato e che ora, davanti alle rimostranze di Fadette, gli sembravano empie. Ma lei non gli dette tregua e, continuando a rimproverarlo aspramente... «Può darsi che le tue parole siano andate più in là delle tue intenzioni», disse, «perché sono convinta che non è tanto la morte che desideri, quanto piuttosto lasciarlo credere, in modo da continuare a spadroneggiare in famiglia, tormentare la tua povera mamma, che se ne dispera, e il tuo gemello, che è abbastanza ingenuo da credere che vuoi davvero mettere fine ai tuoi giorni. Ma io non mi lascio incantare, Sylvain. Credo che tu tema la morte quanto e più degli altri, che approfitti della paura di quelli che ti vogliono bene. Ti piace constatare che le decisioni più giuste e inevitabili cedono sempre davanti alla tua minaccia di toglierti la vita, e devo ammettere che è molto comodo e piacevole far ruotare tutto intorno a sé con una sola parola. In questo modo tu qui la fai da padrone, ma siccome è contro natura e lo ottieni con mezzi che Dio non approva, sei stato punito. E sei stato reso ancora più infelice di quanto saresti se obbedissi invece di comandare.
Così hai preso in odio una vita che ti è stata resa troppo facile. Ti dirò io cosa ti è mancato per essere un bravo ragazzo giudizioso, Sylvain. Ti sono mancati dei genitori severi, ti è mancata la miseria, niente pane tutti i giorni e botte molto spesso. Se fossi cresciuto alla mia stessa scuola e a quella di mio fratello Ginè, invece di essere ingrato saresti riconoscente anche per delle inezie. E ora, Sylvain, non ti trincerare dietro al fatto di essere un gemello. So che sono state fatte troppe chiacchiere su quel legame tra gemelli, che è una legge di natura e che cercare di contrastarla ti avrebbe fatto morire, e tu hai creduto di seguire il tuo destino portando quell'affetto fino alle estreme conseguenze. Ma la natura non è così ingiusta da segnare la nostra sorte fin dal grembo materno, e non è così crudele da metterci in testa delle idee che non potremo mai superare. Tu la offendi, perché sei superstizioso, credendo che nel tuo sangue ci sia più forza e predestinazione all'infelicità della resistenza e del raziocinio che ci sono nel tuo spirito. A meno che tu non sia pazzo, non crederò mai che, se volessi, non potresti combattere la gelosia. Ma tu non vuoi, perché le tue debolezze sono state troppo coccolate. E così dai più importanza ai capricci che al dovere. Silvine non rispose e lasciò che Fadette lo rimproverasse ancora a lungo senza risparmiargli nulla. Capiva che in fondo aveva ragione e che solo su un punto mancava di indulgenza, e cioè che sembrava credere che non avesse mai cercato di combattere contro il suo male e che si fosse reso conto del proprio egoismo, mentre lui era stato egoista senza volere e senza saperlo. Per questo soffriva e si sentiva molto umiliato e avrebbe voluto presentarle un'idea migliore della propria coscienza. Quanto a lei, sapeva benissimo che stava esagerando, lo faceva apposta per dargli un bello scossone prima di conquistarlo con la dolcezza e con il conforto. Perciò si sforzava di parlargli duramente e di sembrare arrabbiata, mentre in cuor suo provava una tale tenerezza e un tale affetto che dover fingere la faceva soffrire, e andò via più esausta di quanto lasciò Silvine stesso. Capitolo 39. La verità era che Silvine era molto meno malato di quanto sembrasse e gli piacesse credere. Tastandogli il polso, la piccola Fadette si era accorta subito che la febbre non era alta e che delirava un poco solo perché il suo spirito era più malato e più debole del suo corpo. Decise quindi di agire su di esso, mettendo a Silvine una gran paura, e appena fu giorno tornò da lui. Il ragazzo aveva dormito poco, ma era tranquillo e come abbattuto. Appena la vide, le tese la mano invece di ritrarla come il giorno prima. «Perché mi porgi la mano, Silvain?» gli disse Fadette. Vuoi che ti senta la febbre? Ti si vede in faccia che non l'hai. Silvine, mortificato di dover ritrarre la mano che lei non aveva voluto nemmeno toccare, rispose: Era per darti il buongiorno, Fadette, per ringraziarti di tutto il disturbo che ti prendi per me. Allora accetto il tuo saluto, replicò la ragazza prendendogli la mano e tenendola stretta nella sua. Non respingo mai un gesto gentile e non ti credo tanto ipocrita da dimostrarmi simpatia se non ne provi almeno un po'. Silvinè, benché fosse completamente sveglio, avvertì un senso di benessere nel tenere la mano in quella di lei e le disse con molta dolcezza: Però ieri sera mi hai proprio strapazzato, Fanchon, e non so come mai non ce l'ho con te. Anzi, penso che tu sia molto generosa a venirmi a trovare, nonostante tutte le colpe di cui mi accusi. Fadette sedette accanto al letto e gli parlò in un modo completamente diverso dalla sera precedente, e fu tanto buona, dolce e tenera che il ragazzo ne provò piacere e sollievo, tanto più che la credeva in collera. Pianse a lungo, confessò tutti i propri torti e le chiese perfino perdono e amicizia con uno slancio e una sincerità che fecero capire a Fadette che il suo cuore era migliorato ed era migliore della sua testa. Lo lasciò sfogare, sgridandolo ancora qualche volta, e quando cercava di ritirare la mano, lui gliela stringeva di più perché gli sembrava che oltre che la malattia, quella mano gli lenisse anche il dolore. Quando Fadette vide che era arrivato al punto in cui voleva portarlo, gli disse: Ora io esco e tu ti alzi, Sylvain. Non hai più febbre e non devi stare qui a impigrire mentre tua madre si dà da fare per servirti e perde tempo a tenerti compagnia. Poi mangerai quello che consiglierò a tua madre di prepararti. Sarà un po' di carne,
So che dici che ti disgusta e che preferiresti vivere solo di erbe cattive, ma non mi importa. Ti sforzerai e anche se non ti andrà giù, farai finta di niente. Tua madre avrà piacere nel vederti mangiare qualcosa di sostanzioso e la prossima volta la ripugnanza che avrai vinto, senza dire niente a nessuno, sarà meno forte. E poi sparirà del tutto, vedrai che ho ragione. Adesso addio e speriamo che non debba tornare tanto presto a occuparmi di te, perché so che se vorrai non ti ammalerai più. Allora stasera non tornerai? Chiese Sylvine. Pensavo che saresti venuta. Non faccio il medico per denaro, Sylvain. E ho anche altre cose di cui occuparmi, oltre che curarti quando non sei malato. Hai ragione, Fadette. Ma tu credi che il mio desiderio di rivederti sia ancora dettato dall'egoismo, mentre invece è una cosa diversa. Parlare con te mi fa bene. Non sei invalido e sai dove abito. Sai anche che con il matrimonio diventerò tua sorella, del resto ti voglio già bene come un fratello, perciò puoi venire a chiacchierare con me, senza che nessuno ci trovi da ridire. Lo farò, perché mi sembra che tu ne abbia piacere, disse Sylvine. Allora, arrivederci, Fadette. Ora mi alzerò, nonostante abbia un tremendo mal di testa perché non ho dormito e ho passato una notte molto triste. Ti farò andare via anche il mal di testa, disse Fadette, ma sarà l'ultima volta, perché stanotte dovrai dormire bene. Gli posò la mano sulla fronte e nel giro di 5 minuti Sylvain si sentì risollevato e rinfrescato e il mal di testa era scomparso. Ora capisco che avevo torto a respingerti, Fadette, disse. Sei una bravissima guaritrice e sai come alleviare dalle malattie. Tutti gli altri non hanno fatto che intossicarmi con le loro medicine. Mentre tu mi hai guarito solo toccandomi. Credo che se potessi stare sempre vicino a te, mi impediresti di ammalarmi e di commettere errori. Ma dimmi, Fadette, sei ancora arrabbiata con me? Vuoi credere alla mia promessa che ti ubbidirò in tutto e per tutto? Ci conto, replicò la ragazza, e a meno che tu non cambi idea, ti vorrò bene come se fossi il mio gemello. Adesso alzati, mangia, chiacchiera, fai delle passeggiate e dormi, aggiunse poi alzandosi. Questi sono i miei ordini per oggi. E domani ti metterai a lavorare. E verrò a trovarti, disse Sylvine. Va bene, concluse Fadette, e se ne andò, guardandolo con un'espressione così colma di affetto e di indulgenza che gli diede subito la forza e la voglia di alzarsi da quel letto in cui si era intristito e impigrito. Capitolo 40. Mamma Barbeau non avrebbe potuto essere più stupita per l'abilità di Fadette, e la sera disse al marito: Sylvine sta bene come non era mai stato negli ultimi 6 mesi. Oggi ha mangiato senza fare le solite smorfie e tutto ciò che gli ho messo davanti. E quel che è più incredibile è che parla di Fadette come del buon Dio. Non fa che decantare le sue lodi e non aspetta che il ritorno del fratello e il suo matrimonio. Sembra un miracolo. Io non so se dormo o son desta. Miracolo o no, disse papà Barbò, quella ragazza ha un carattere meraviglioso e penso proprio che averla in famiglia ci porterà fortuna. 3 giorni dopo, Sylvine andò a prendere il fratello ad Arton. Aveva chiesto al padre e a Fadette, come il più grande dei regali, di essere il primo ad annunciargli la sua felicità. Allora ho tutte le fortune insieme, disse Landry, sentendosi venire meno dalla gioia tra le sue braccia. Sei proprio tu che vieni a prendermi, e per di più mi sembri contento quanto me. Come si può ben capire, tornarono insieme. E senza perdere tempo per strada. E non ci fu nessuno di più felice degli abitanti della Gemellara quando si riunirono a tavola per cenare insieme a Fadette e al piccolo Ginè. Tutti trascorsero 6 mesi di felicità, perché anche Nanette si fidanzò con il giovane Caillot, che dopo quelli di famiglia era il miglior amico di Landry. Così fu stabilito di celebrare i due matrimoni insieme. Sylvine si era tanto legato a Fadette che non muoveva un passo senza consultarla, e lei esercitava su di lui una tale influenza che si sarebbero detti fratello e sorella. Era guarito del tutto e di gelosia non si parlava più. Se qualche volta aveva ancora l'aria triste e assente, Fadette lo riprendeva e lui subito tornava sorridente ed espansivo. I due matrimoni ebbero luogo nello stesso giorno e alla stessa messa. E siccome i mezzi non scarseggiavano, fecero una festa talmente sfarzosa che papà Caillot, che in tutta la sua vita non aveva mai perduto il suo sangue freddo, il terzo giorno aveva l'aria di essere un po' brillo. Non vi furono ombre sulla felicità di Landry e di tutta la famiglia, perché
e si potrebbe anche dire di tutto il paese, perché le due famiglie, che erano ricche, e Fadette, che lo era quanto i Barbò e i Caiò messi insieme, fecero a tutti gentilezze e generose opere di bene. Fanchon era troppo buona per non voler ricambiare con il bene tutti quelli che l'avevano mal giudicata. E anche in seguito, quando Landry comprò una bella proprietà, che condusse benissimo grazie alla propria esperienza e alla bravura della moglie, Fadette ci fece costruire una casetta in cui riunire per 4 ore al giorno tutti i bambini poveri della zona. Insieme al fratello Ginè si prese personalmente l'incarico di dare loro un'istruzione, di insegnare i principi della fede e anche di assistere i più bisognosi. Non poteva dimenticare di aver avuto un'infanzia infelice e abbandonata. E i bei bambini che mise al mondo furono educati fin dai primi anni a essere gentili e compassionevoli verso quelli che non erano né ricchi né coccolati. Ma in mezzo a tutta la felicità della famiglia, cosa ne fu di Sylvinè? Gli accadde una cosa che nessuno capì e che dette molto da pensare a papà Barbò. Circa un mese dopo il matrimonio del fratello e della sorella, siccome il padre cercava di spingerlo a sposarsi anche lui, gli rispose che non aveva alcuna inclinazione per la vita matrimoniale, ma che da un po' di tempo gli era venuta una voglia che voleva soddisfare, cioè di arruolarsi per fare il soldato. Siccome nelle famiglie delle nostre parti i maschi non sono troppo numerosi e la terra non ha più braccia di quante ne servano, gli arruolamenti volontari sono molto rari. Perciò tutti si meravigliarono della decisione di Sylvinè, sulla quale del resto anche lui stesso non era in grado di dare altre spiegazioni, se non dicendo che era un capriccio o un'inclinazione per la vita militare di cui nessuno si era mai accorto. Tutto quello che gli dissero il padre, la madre, i fratelli e le sorelle, e anche lo stesso Landry, non servì a fargli cambiare idea, e ci si vide costretti a parlarne a Fadette, che era la testa più fina e la persona più saggia della famiglia. Fadette parlò con il ragazzo per 2 ore buone. E quando si separarono tutti si accorsero che Sylvinè aveva pianto, e anche sua cognata. Ma avevano tutti e due un'aria così tranquilla e determinata che non furono sollevate altre obiezioni quando Sylvinè dichiarò di essere sempre deciso e Fanchon, che approvava la sua scelta e prevedeva che con l'andare del tempo gli avrebbe fatto anche molto bene. Siccome nessuno poteva essere del tutto sicuro che pure su quell'argomento lei non la sapesse più lunga di quanto confessasse, non osarono insistere oltre, e anche mamma Barbò si arrese, non senza molte lacrime. Landry era disperato, ma la moglie gli disse: «È la volontà divina, e noi abbiamo il dovere di lasciarlo partire. Credimi, so perfettamente quello che dico e non mi chiedere altro». Landry accompagnò il fratello fin dove poté. Quando gli restituì il suo fagotto, che aveva voluto tenere fino all'ultimo momento sulle spalle, gli sembrò di offrirgli il proprio cuore da portar via. Tornò dalla moglie, adorata, che dovette curarlo perché il dolore lo fece ammalare davvero per un mese abbondante. Sylvinè invece stava bene e continuò la sua strada fino alla frontiera. Erano i tempi delle grandi guerre dell'imperatore Napoleone e, benché non avesse mai avuto alcuna vocazione per la vita militare, seppe esercitare così bene la propria volontà che si fece notare in fretta come un buon soldato, coraggioso in battaglia, come un uomo che non cerca che l'occasione per farsi uccidere, e allo stesso tempo mite e sottomesso alla disciplina come un bambino, ed esigente con se stesso quanto un veterano. Siccome era abbastanza istruito da ottenere un avanzamento, non passò molto prima che fosse promosso, e nel giro di 10 anni era diventato capitano e con la croce al merito per soprammercato. Ah, potesse tornare finalmente, disse mamma Barbò al marito la sera del giorno in cui avevano ricevuto una sua bella lettera piena di affetto per loro, per Landry, per Fanchon, insomma per tutti i giovani e i vecchi della famiglia. È quasi generale, sarebbe l'ora che si riposasse. Il suo grado è già abbastanza alto perché non ci sia bisogno di aumentarlo, disse papà Barbò, ed è quasi troppo per una famiglia di contadini. Fadette aveva previsto che sarebbe andata così, riprese mamma Barbò. Eh sì, l'aveva proprio detto. Io però non riuscirò mai a capire come mai d'improvviso abbia preso quella decisione e come sia potuto cambiare così proprio lui, che era tanto tranquillo e amante delle sue piccole comodità. Vecchio mio, disse la donna, su questa faccenda nostra nuora la sa più lunga di quel che dice,
Ma una madre non la si dà a bere, e credo di saperne anch'io quanto la nostra fadetta. Sarebbe ora di dirlo pure a me, esclamò papà Barbò. Ecco, replicò mamma Barbò, la nostra fanciulla è così affascinante che aveva conquistato Sylvinet più di quanto non desiderasse. Quando si rese conto della potenza dell'incanto, avrebbe voluto contenerlo o smorzarlo, ma non ci riuscì. E il nostro Sylvain, capendo che stava pensando troppo alla moglie di suo fratello, è partito, perché è un uomo virtuoso e onorato, e Fanchon l'ha approvato e sostenuto nella sua decisione. Se le cose stanno così, disse papà Barbeau, grattandosi un orecchio, ho paura che non si sposerà mai, perché la bagnina di Clavière disse tanti anni fa che se si fosse innamorato di una donna non avrebbe più avuto quella fissazione per il fratello, ma che ne avrebbe amata una sola per tutta la vita, perché era troppo sensibile e appassionato. Fine.